L'esplosione di petardi potrebbe aver causato l'incendio divampato nella mezzanotte di giovedì 19 novembre nel centro commerciale a Fenile di Fano. A prendere fuoco sarebbe stato un tappetino di plastica posizionato davanti l'ingresso laterale dell'ex ristorante Pizzeria Ines, un locale che ora è in vendita. Secondo alcuni testimoni, i danni si aggirerebbero intorno ai 1.500 euro. Alberto, che abita di sopra, perché qui è un po' residenziale, un po' commerciale, per fortuna. Abita di sopra, non dormiva, si è accorto dalla finestra che c'era la colonna di fumo nero, è sceso, ha visto che c'era l'incendio e ha provato a spegnerlo con il tappeto inizialmente, però visto che il tappeto prendeva fuoco allora è andato di sotto, è stato anche lungimirante, no? nel capire che il pericolo era insomma grave, è andato di sotto, ha preso l'estintore di corsa, è venuto su e l'ha spento. Qui ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso i responsabili? Allora, ci sono delle telecamere, c'è un circuito chiuso, però non riguarda la galleria, ma è di sotto nel piano interrato del negozio del supermercato, diciamo. Secondo voi è un atto vandalico oppure un atto intimidatorio? Ma secondo me questa è la bravata di qualche ragazzo che è un po' annoiato, sicuramente ha fatto una bravata, diciamo così. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Fano che stanno indagando sull'accaduto. Per ora i militari non escludono nessuna ipotesi sull'origine delle fiamme, neppure quella dolosa.